Allora, oggi andremo a parlare in linea di massima, non per i super esperti, ok? Perché se no c'è da confrontarsi, ma per le persone che si vogliono avvicinare a questo mondo. Io cerco nel mio piccolo di aiutarli a capire alcune cose. Almeno mi impegno nel far questo, non me ne abbiate a male chi ne sa più di me. Io non sto dicendo e non ho mai detto che io sono il guru e il meglio è quello che sa tutto. Io sto solamente cercando con le mie forze di dare un contributo a questa passione. Comunque, detto questo qui, io in questo video cercherò di elencare alcune delle principali razze italiane usate. Ok, maiale nero di Nebrodi. È originario della Sicilia, è un maiale che vive praticamente in montagna e ha la caratteristica di essere molto saporito, la carne è ben marmorizzata ed è adatto per salami. Maiale mora romagnola, è il maiale tipico che viene allevato nell'entroterra, diciamo, di Parma e viceversa, per fare i prosciutti, per fare il culatello, per fare salami, quelli tipici della Romagna. È un sapore molto profumato, intenso. Il maiale di Cinquatenese è un maiale originario della Toscana. Nella parte della cinta senese, che è proprio una zona, e la sua caratteristica è il mantello bianco e nero, è alla forma di una cintura, praticamente ha queste forme, queste strisce. Ok, la carne è gustosa e marmorizzata, e questo è l'ideale per fare i famosi prosciutti di cinta senese. Sta diluviando ora, questo rumore è per il diluvio che c'è in questo momento. Ok, che abbiamo il maiale casertano. Il maiale casertano ha origini campane. Il maiale casertano è una razza antica che produce una carne saporita e ben marmorizzata. È utilizzato per la produzione di salumi come soppressato e capocollo. Suino nero lucano, originario della Basilicata. È un maiale nero lucano dove ha la caratteristica di essere molto marmorizzato anche lui ed è adattissimo per fare le soppressate che sono caratteristiche del sud e le salsicce, quelle lucane, quelle diciamo storte. Si presta molto. Comunque sia, arrivando al dunque, ogni zona, ogni regione ha la sua caratteristica. Addirittura mi spiegava oggi Giuseppe Santulla, che diciamo così, che il mio socio sul gruppo di Norcini, che addirittura lui ha i maiali a 700 metri, ok? E quelli diciamo, a livello del mare sono molto differenti ai suoi, anche se la razza è la solita, perché questi 700 metri faranno in maniera che la carne sarà un pochino più soda rispetto a quell'altro, per farvi capire, no? Stiamo parlando della stessa zona e l'altezza. Comunque sia, sta al gusto delle persone scegliere un tipo di maiale o l'altro. Sia a gusto e sia ovviamente, anche questa qui è un'esigenza anche di clima. Ci sono alcuni maiali che vengono bene e vivono meglio in un clima e maiali vivono meglio in un'altra. Se avete, diciamo, collaborate a questa cosa qua, se qualche cosa posso aver sbagliato, posso aver detto, diciamo, qualcosa che non vi è piaciuta, perché mettetela sotto, no? Correggetemela sotto, cioè, oppure dite anche la vostra su un tipo di maiale che avete acquistato, che avete preso magari un maiale spagnolo, un maiale della Corsica. Rendetevi utile invece, oppure magari collaborate anche voi, no? Dicendo la vostra sotto. Comunque,
Mettetemi like, campanellina, seguite il canale. Ci sono tanti di questi, diciamo in breve, ne sto facendo tanti. Sì, che andate magari nella playlist se ne volete vedere altre. E ne sto facendo altre e tante. Mi prendo una pettinata e vi lascio. Voilà, à bientôt.